ragazzi, benvenuti o bentornati qui sul canale di Pringi Luca. E ragazzi, oggi finalmente andiamo a fare la recensione del Xiaomi Mi 9. Dopo aver visto il video della settimana scorsa dove vado a mostrarvi quello che c'è all'interno della confezione e il packaging stesso, che ragazzi è veramente molto spettacolare, ho realizzato un video abbastanza cinematografico che se vi siete persi vi lascio il link qui in alto nelle schede, ma adesso andiamo a vedere quello che è il vero e proprio dispositivo e direi di partire dal design. E direi di partire dalla colorazione, beh ce ne sono diverse da quella che ho scelto io, ma per portarvi il video il più rapidamente possibile qui sul canale ho deciso di prendere questo grigio siderale, grigio fumo, che sulla parte retrostante è tutta cromata, che mi piace veramente tantissimo, ma l'unico piccolo difetto di questa colorazione è che purtroppo va a mantenere un po' troppe ditate, quindi cosa non proprio positiva, ma in ogni caso l'aspetto estetico quando pulito è veramente molto figo. Sempre sul retro troviamo le tre fotocamere piazzate in verticale con un cerchio sopra la fotocamera più alta di colore cangiante. È vero, è molto molto figo sotto questo punto di vista, perché avere un cerchio lì che cambia colore, insomma, è un punto distintivo dello smartphone, ma avrei preferito che quel cerchietto sarebbe stato il flash LED, quindi veramente sarebbe stato a quel punto un design rivoluzionario. Mentre il flash lo troviamo in maniera distaccata da quello che è il blocchetto delle tre fotocamere, cosa che non mi fa impazzire particolarmente, ma in ogni caso ce l'abbiamo lì e quindi ci può servire. Difetto del blocchetto delle tre fotocamere posteriori è che lo smartphone, avendo un design molto curvo che quindi va a rifilarsi in maniera molto sottile lungo i bordi, beh, la fotocamera nella parte più stretta del dispositivo va a sporgere di quasi 2 mm, cosa non proprio positiva, perché qualora noi andassimo a appoggiare lo smartphone su una superficie avremmo sempre quel tintinnio, lo smartphone che traballa, cosa non proprio positiva, anche perché con una sporgenza così elevata va a giocare veramente tantissimo. Xiaomi, per cercare di risolvere questo fattore, ha inglobato all'interno della confezione una cover progettata direttamente da loro, ma che secondo me hanno progettato piuttosto male, perché potevano fare un bordino intorno al blocchetto delle fotocamere in maniera più rialzata, in modo da andarlo a proteggere quando noi andiamo a appoggiare lo smartphone, cosa che non c'è assolutamente. Quindi quando noi appoggeremo lo smartphone con la parte posteriore andrà comunque a appoggiare le tre fotocamere, con il rischio di graffiarle o addirittura spaccare il vetro. Per quanto riguarda invece la fotocamera anteriore, abbiamo il gotch, che sotto il punto di vista estetico mi piace particolarmente, perché va ad inglobarsi perfettamente in quello che è il design dello smartphone, forse è secondo solo al Galaxy S10 Plus per quanto riguarda il contorno delle fotocamere. Quindi sotto questo punto di vista veramente al top, perché è molto molto figo avere questo gotch all'interno del nostro dispositivo. Per quanto riguarda invece i bordi del dispositivo, beh, abbiamo tre tasti lungo i bordi, ovvero tasto per attivare il nostro assistente vocale piazzato sulla sinistra, mentre sulla destra abbiamo il tasto del volume e il tasto di blocco e sblocco, quindi veramente piazzati in una posizione molto molto comoda, perché ci si arriva in maniera super rapida e senza alcun problema. Direi di parlare adesso delle fotocamere. Beh ragazzi, sotto questo punto di vista, per quanto riguarda l'ambito fotografico, sono veramente perfette, perché abbiamo queste tre ottiche che sono differenti tra di loro, che quindi avremo la possibilità di scegliere un 2x, una fotocamera normale e un grandangolo, cosa veramente super figa che stanno applicando su tantissimi smartphone e che io apprezzo veramente tanto. Le tre ottiche sotto il punto di vista fotografico fanno veramente un bel lavoro, beh, facciamo delle foto veramente spettacolari. C'è anche la possibilità di andare ad impostare gli ISO e tutto il resto, quindi c'è all'interno dell'applicazione di base stessa la possibilità di andare a regolare vari fattori in maniera professionale, oppure di andare a scattare in 48 megapixel, cosa veramente super figa, perché abbiamo la possibilità di fare degli scatti spettacolari, anche se poi durante l'utilizzo giornaliero, a meno che non si va a post produrre quella foto, dobbiamo andare a vedere dove andremo ad utilizzare una foto con così grandi dimensioni. Sotto il punto di vista del video invece, queste tre fotocamere non fanno proprio un lavoro perfetto, ovvero non mi hanno convinto particolarmente. Beh, perché sì, qui a differenza dell'S10 Plus possiamo andare a scegliere quale ottica utilizzare, ma sopra al video è come se ci fosse
applicata una trama per cercare di migliorarlo, ma così non è. Anche con la risoluzione 4K a 60 fps non mi convince particolarmente, e quindi sotto questo punto di vista, beh, io le boccio abbastanza. Parliamo adesso del display. Beh, ha una luminosità veramente spettacolare, si vede benissimo sotto tutte le condizioni di luce, cosa veramente molto positiva, perché ci dà la possibilità di utilizzarlo veramente in tantissime occasioni, tant'è che io l'ho utilizzato per il mio DJI Mavic Air, quindi sotto il sole con il drone, e devo dire che mi sono trovato veramente benissimo. Per quanto riguarda i colori invece, non sono super sparati tipo Samsung, ma in ogni caso sono graduati abbastanza bene, si può andare a effettuare anche una piccola personalizzazione dei colori, cosa che mi fa particolarmente piacere questo smartphone. Direi adesso di andare a parlare di quello che è il vero e proprio punto dolente di questo smartphone, che se non fosse stato per questo avrei reputato un vero e proprio best buy, ovvero il software, che non è per niente implementato bene su questo dispositivo, tant'è che noi quando andremo a ricevere delle notifiche, beh, non ci compaiono sulla classica barretta a sinistra in alto, ma noi dovremmo andare a effettuare uno scrolling per aprire il menu a tendina e andare allora a visualizzare le nostre notifiche, cosa molto scocciante, perché durante un'occhiata rapida noi non sapremo mai se avremo delle notifiche nel nostro centro di controllo. Altro punto dolente di questo software è sicuramente l'intuitività, quindi noi quando andremo ad utilizzare lo smartphone non sarà abbastanza intuitivo, quindi durante l'utilizzo giornaliero, apri chiudi applicazioni, non è che si va ad impallare, ma semplicemente durante tutti gli swipe eccetera non è veramente intuitivo al top. Cosa invece veramente molto figa è lo sblocco dell'impronta digitale sotto lo schermo, che è ottico se non è, che ragazzi è veramente fulmineo, è vero, dovremmo andare a appoggiare la mano, il dito nella posizione giusta, altrimenti lo smartphone non si sbloccherà, ma in ogni caso abbiamo in sostituzione anche un ottimo sblocco facciale che si riconosce in maniera immediata e quindi veramente al top sotto il punto di vista degli sblocchi. Parliamo adesso di quello che è l'ultimo punto dolente, almeno lo vedo io sotto il punto di vista del videomaker, ovvero quello del jack audio. Beh, questo smartphone non è dotato di jack audio, cosa che ho cercato di risolvere con tanti altri smartphone con un semplicissimo adattatore USB-C jack 3,5, ma purtroppo in questo caso il software non ci aiuta, perché una volta che io vado ad inserire il mio classico lavalier che utilizzo per registrare i miei video, beh, non me lo riconosce e quindi va a registrare automaticamente con il microfono interno. Beh ragazzi, non sapete quanti video ho buttato per questa soluzione, per questo caso. Infatti ultimamente sto andando a registrare l'audio con il mio iPad mini. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che questo vi sia piaciuto, mi raccomando, se così è stato iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche e fatemi sapere voi qui sotto nei commenti se avete questo smartphone o se avevate intenzione di acquistarlo adesso, cosa ne pensate. Io detto questo vi saluto e vi dico che noi ci vediamo giovedì prossimo, dato che siamo passati ormai a una programmazione di 2 video a settimana, uno il giovedì e uno la domenica, quindi ci vediamo giovedì sempre qui sul mio canale YouTube.